Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie a Kairos per i 21 mesi, buongiorno. Grazie a Baltrion per i 19 e a Marzia per i 3. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come andiamo? Vi sentite ingolositi stamattina? Sono illuminato giusto? Potrei fare un pelo di più, mi sa. Dare un po' di brio. No, Gabriel, dai, per cortesia. Sono luminoso, bene, 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 bene. Allora, sicuramente oggi saremo in meno perché c'è la Games Week. Io spero di non essere così tanto meno, non tanto per i miei numeri, ma per i numeri di altre cose, tipo contagi. Quindi state attenti, state safe, mi raccomando, se andate, divertitevi, ma con le giuste distanze. Così, volevo dare questo messaggio contro il Covid, perché io sono contro il Covid. Stanno risalendo i contagi, sì, vabbè, normale, perché è finita l'estate, il virus circola di più. Vabbè, a posto. Ah, ok. Addirittura, Robo. Grazie Samurai per i 18 mesi. No, vabbè, ma ognuno ha il diritto di fare quello che gli pare, giustamente. Se si può fare, non vedo perché non farlo. Io personalmente non mi sento così sicuro da buttarmi in un'avventura del genere, quindi sono qua con voi. Buongiorno. Dieci ore di treno da fare in giornata? No, mai. No, mai. Infatti, se fossi andato, avrei dormito lì. Se potete farlo, state attenti. Certo, certo, assolutamente. No, ma va bene, Donkri. Adesso vediamo quando, perché stanno riaprendo un po' tutto. Capisco, però, boh, non lo so. Me il cinema con tutta la gente smascherata ma turbato non poco, devo essere sincero. Grazie a Lithio per i 43 mesi e Colotech per i 57. Ma va bene, parliamo di cose allegre, come? Un tavolo buono che conosco il proprietario. Non lo so, la vita è depressione. Boh, ma sì, andiamo ad ammazzare gente sui Age of Empires. Qualche notizia allegra? Non ne ho. Ho cercato, ma non ne ho trovato. Stamattina ho proprio guardato, ho cercato e dov'è, che cosa esce? Vabbè, esce Pokémon settimana prossima. Esce Battlefield. Devo ancora toccare COD. Gucci ha buttato fuori un Xbox Series X a 7000 euro. Bella, perché... Non spenderei così 7000 euro, che non ho, tra l'altro. Ho sollecitato per il pagamento del come si chiama, della cauzione della vecchia casa. Oh, aspetta che tolgo l'urdigurdi, eh. Age of Empires va bene qui su, vero? Sì, c'è l'Early Access di Battlefield, mi hanno dato anche la chiave, ma se lo possono tenere, non ho voglia, non ho tempo soprattutto di giocare in anteprima dei giochi che ne ho altri. Non dura niente la campagna Jurassic World 2? No. No, Lord Jack, mi spiace. Vabbè, vediamo. Anche perché oggi iniziamo l'ascesa di Mosca. Se in settimana finiamo, iniziamo Jurassic World e magari finiamo pure quello. Non lo so. Leila.
Sì, sì, chi ha il Game Pass può giocare 10 ore a Battlefield, sì, è vero. Mamma mia, ma così vicini agli edifici storici, i palazzi a Mosca? La metropoli di Mosca oggi conta più di 11 milioni di abitanti. Che bella. Tempo ma di merda. Ma 800 anni fa non era che un piccolo villaggio sulle sponde del fiume Moscova. Grazie a Laura, buongiorno gatto, auguri per la nuova un casa, bellissimo studio, grazie mille. Circondato da semplici difese di legno, che non faceva certo pensare al suo grandioso futuro, né alla sua capacità di superare le avversità. Mosca butta via tutto. Veniva spesso attaccata e distrutta. E beh, l'abbiamo eppure, fatto con i mongoli. Ogni volta rinasceva dalle proprie ceneri, più forte di schiena, e oggi, con difese migliori di anche ieri. Venne messa alla prova la prima volta nel 1238. Questa volta dovettero affrontare un nuovo nemico. Noi. I mongoli. Eravamo noi. La fortezza della città. Mosca era per lo più ignara del crescente pericolo nell'Asia centrale. Però io sto schioppando da caldo. Gengis mi cambi i pantaloni mentre ascolto, arrivo. L'impero mongolo aveva conquistato quasi l'intero continente asiatico. I suoi discendenti continuarono il suo lavoro di espansione dell'impero. Suo nipote, Batu Khan, condusse gli eserciti di ciò che sarebbe diventata l'Orda d'Oro. Il loro obiettivo, estrarre denaro dai principati che conquistavano. Uno dopo l'altro, gli stati della regione, noti come la Rus, caddero dinanzi all'Orda d'Oro. Mosca sarebbe stata la prossima. Però, scusa, l'abbiamo appena fatto tutta la campagna dei mongoli, perché mi stai ridicendo tutto? L'Orda d'Oro mongola circondò Mosca e assediò le sue mura di legno. Avrebbe resistito solo 5 giorni. Però sono impegnati. Mosca bruciò. Avrebbe potuto essere la fine di Mosca, ma i suoi abitanti erano resilienti. Non avrebbero abbandonato casa. Poco più di 6 ore, madonna. Né il controllo del fiume Moscova. Un'importante rotta commerciale. Un'importante rotta commerciale. Fever, più fedele di una donna sottomessa al patriarcato nelle campagne del 1700. Un po' tardi. Eppure, rimase cioè, rispetto al periodo storico che stiamo per vedere. Però grazie. Il terrore sarebbe mai tornato. Il cambeccone del terrore. Siamo nel 1238. Evitiamo di scrivere stronzate in chat. Voilà, grazie. Buongiorno aracnofobico. E la tengo l'accompagnamento al lavoro. Lei fa lo stesso. Ah, c'ho proprio. Oh, non lo so, sono dolorante, dolorante. Rinnovate per il treno dell'hype. Che è partito. Mamma mia, che attimi di imbarazzo e ansia. Potrebbero mettere un po' di musica di sottofondo nell'attesa qua del caricamento. Ma no, niente. Va buon. Mosca, 1238. Mosca era già in rovina quando i predoni mongoli ci sono i bianchi anche nella città di legno. Non potendo contare sull'aiuto di altri rusiani, il popolo di Mosca non ebbe altra scelta che scacciare gli invasori e spegnere le fiamme. Penso che carica letto effettivamente. Proteggi Mosca. Sì. A 8 persone che fanno. Riparate per favore. Non posso, non posso. Ah, non posso fare proprio un cazzo. Ammazzate quello. Ammazzate questo. Yahoo! Ah, forzutissimi, sti moschi. Eh?
sembra fenomenali, cazzo. I mongoli rimasti vennero scacciati dai tenaci moscovici. Ah, spegni gli incendi, ma come faccio? Ah, lo devo fare adesso. Ecco qua. No, nel senso aracnofobico, che io sto lavorando in questo momento e tu mi stai tenendo compagnia. Ovviamente. Era inteso in quella maniera lì. Ah no, questi sono proprio guerrieri. Ah, cazzo. Ma questi sono lancieri. Non avevo capito. No, gli uomini. Ecco qua. Ah, vai Mona. Non ce la facciamo a salvare tutti. Okay. Perfetto. Ok. Proteggi Mosca. Hai detto niente. Che cos'è questo? Alloggiamenti. Avendo scacciato i predoni mongoli e spento gli incendi, i moscoviti iniziarono la ricostruzione. Capanno da caccia. I moscoviti non hanno... Posso depositare il cibo in questa costruzione? I moscoviti sapevano che avrebbero potuto ricostruire rapidamente le costruzioni distrutte con del legname. Quindi raccolsero tutto il necessario dalla foresta. E andiamo di foresta allora. Che sia foresta, ma è niente la foresta che c'è qua. Ah, guarda qua cosa c'era. Anche se forse era il caso di metterli a lavorare di là. Bravi, bravi, capito tutto. Ah, non l'avevo capito, aracnofobico, scusami. Allora, costruisci questa. Perché specificatamente quella casa? Vabbè, adesso facciamo una fortezza di legno vicino a questa falegnameria per la protezione, per ottenere un bonus di deposito. Capanno da una fortezza di legno. Che cazzo è la fortezza di legno? Questo. Ok. Cioè, qui va bene. Buongiorno Q, hai fatto after? Eh no, questo non è mosca, è ebraico, si dice? Mosca, cos'è che c'hanno? Tu. No, non è vero. Boh, non mi viene. Molto bene. Sicuramente ti. Rasputin. Ma non è russo Rasputin. Cioè, Rasputin è russo, ma non è russa la canzone. Vecchio, raccogli il soldo. Ci sono. Ci so. Cos'è che fa questo? Quindi fortezza di legno, niente. Semplicemente fa male. Fa male al cuore. Ha detto la signora? Зидание.
No, no, è tedesco quello. Oh, ragazzi, non lo so. È vero il Tetris. Pam para pam para pam pam para pam 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 pam. Vediamo di attendere qualche secondo e poi dopo costruiamo questa roba qua. Funge da mercato, aumenta il tasso del commercio. Il Cremlino, fortezza di legno. Vado di Cremlino io. Super Cremlino, assolutamente. Ci so. Ci so, ci so. Se ci è, signora, allora mi dia una mano. Ciappale. Ah, corazza degli abitanti, aumenta la capacità di trasporto degli abitanti. No, per adesso non voglio investire su queste cose. Aspettiamo. Adesso possiamo fare il Cremlino. Non posso fare il Cremlino. Qual è il problema? Produce e individua altri 8 abitanti del villaggio? Ah, devo fare un ricercatore Mellin. Perché non posso farlo? Non gli piace. Vabbè, allora anche tu vai... Che cazzo ne so cosa vai a fare? Fammi un po' di cibo, vecchio. Tieni. Molti abitanti del villaggio erano fuggiti durante l'attacco mongolo e alcuni erano ancora nascosti. Sto prendendo il mouse. Individua 5 capanni di caccia che proteggono gli abitanti del villaggio. Vamos alla ricerca. No, 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 lo so, Just a Klaus. Mazel Tov! Però non è. A proposito, non c'entra niente. Hanno rifatto mamma, ha perso l'aereo. Home sweet home alone. È già uscito, è su Disney Plus. Su Disney Plus sto guardando documentari in questo momento, in realtà. Mi interessa, hanno presentato tanta roba figa, come gli X-Men del 75. Il ritorno delle sacchette. Sempre bello, il ritorno delle sacchette. Poi che cos'è che hanno fatto? Vabbè, Boba Fett si sapeva già, e vari ed eventuali. Produce in esplorato, lo sto già facendo. L'ho già fatto. Dice che me ne serve un altro? Vabbè. Allora, qua abbiamo trovato della pietra. Che bisogno c'è di rifarlo? Ma vabbè, una roba carina. Sai, quelle cose lì natalizie che lasciano il tempo che trovano. Come, un po' come tutti i film di Natale, eh? Non credo che ci sia qualcuno che si guarda un film di Natale e dice... Ida. Sono i film leggeri, spesso si erano rifugiati nei capanni di caccia della foresta. Spesso commedie romantiche. Poterono portare delle preziose pellicce di animali che fornivano loro un buon sostentamento. Come, scusa? Ah, nel senso che devono... Mentre la città sorgeva dalle ceneri, i moscoviti gettarono le fondamenta per un complesso unico e fortificato. L'iconica struttura sarebbe diventata nota come il Cremlino. Oh, aspetta, vieni qua. Le foreste che circondavano Mosca erano un'ottima fonte di risorse, ma il pericolo era in agguato. I predatori si aggiravano nell'ombra in cerca di un pasto facile. Dove è finito l'altro explorer? Ah, eccolo qua. Sono su rotaie.
Farei anche a Menghe, ha detto. Vediamo se riesco a farmi salvare da queste persone qua. Patrizia, gli ha detto. Signora, mi può costruire il Kremlin? Non ci abbiamo soldi. Ma basta con sti lupi. Oh, e chi è che ci vuole ballare ancora? Cos'è questo? Soldi. Grazie al menestrello per i 27 mesi. Rubi l'oro, ha detto. Sentite, c'è gente che non fa un cazzo qua. E poi questi. Ammazzate le pelli, no? Non siete dei pellicciari? Pellicciate, no? No, non sono, sono di più. Questo non vuole proprio andarci qua? Ah. Sì, sì, al Cremlino, poi... Ma perché sto perdendo soldi? Ma che cosa ho fatto per perdere sti soldi? Mi sfugge qualcosa. Ah, perché ho potenziato il coso, sì. Ho potenziato lui. L'esploratore. Sì, sì, è giusto, è giusto, è giusto. Ci sono. È lui. Ci sono, signora. Non so cosa dire, che ci è, però non ci fa. Vado da qui ad ammazzare animali, che gli devo dire. Lui poggia rotaie, bravissimo. 35, tra l'altro, non so dove cazzo sono tutti. E vai, questi lupi di merda. Eccolo. Bom. Anche questi sono pellicciari, ma non hanno di che pellicciare, quindi li faccio tiro sul legno. Voilà. Dov'è il mio esploratore qui? Tu che poggi le rotaie. Quanto riguarda la ring, ha fatto benissimo a portarla a Beto, ho visto parecchie live ieri, purtroppo rimane il nodino in gola. Curiosità di non sapere come avanti la storia fa rimanere parecchio male. Ma in realtà, allora, ieri ho dato una sbirciatina fugace a Moro. Ma giusto per chiedergli com'è, sono passato da Moro, gli ho chiesto com'è, poi ho chiuso subito, non ho guardato. Però ho già visto anche un paio di dettagli e niente, il fatto che ci sia... Che succede qua? Ma uccidetelo, no? Scusatemi, uccidetelo. Cioè, anche vedere solo un po' di ambientazione... Nah. Non voglio vedere niente. Ma, ripeto, io capisco perché i creator lo hanno fatto là. È un'anteprima bellissima. Non capisco perché lato software house abbiano voluto. E allora hai rotto i coglioni, però, e posso dirtelo. Ma hai rotto i coglioni, torna a casa. Questi hanno finito di ammazzare i selvaggini. Fanne una nuova qua. Capanno di caccia. Ma ce ne sono due di cervi.
tutto. Dove vai? Ah, santo cielo. Perché adesso non me lo fa fare? Ah, devo semplicemente mandarli qua a costruire, ok. Grazie a Carmine per i 20 mesi. Esatto, se esce tra 2 mesi, perché mettere una beta? Ma è proprio un nuovo modus operandi che hanno tutte le software house. A me veramente non piace. Mi spiace, non mi piace. Proprio una cosa che non capisco. Per generare hype su che? Che poi giustamente tutti quelli che ci giocano si fomentano, fanno teorie, dicono ah, andrà così, andrà colì. E poi si arriva al solito discorso, che arrivi al day one e non dico che tutti sanno già tutto del gioco, però è come andare al cinema e aver già visto la prima mezz'ora di film. Poi il film dura 2 ore e mezza, hai 2 ore inedite. È la mia opinione, naturalmente, cioè, c'è chi non la pensa così, infatti la beta è andata a ruba, anche perché l'hanno data a tutti. Cioè tutti i miei amici che hanno fatto richiesta, non streamer, tutti i miei amici che hanno fatto richiesta l'hanno ricevuta. Anche Gianluca ha ricevuto, poi non so se ci abbia giocato, immagino di sì. Anche con Resident Evil hanno fatto tante persone di prima, solo col 3 però, non con l'1 e il 2. Grazie allo Scanvas e sono quasi 2 anni di ficcanza, grazie per tutta la compagnia, grazie mille a lei. Ma infatti io non ho giocato... Ah no, Resident Evil, scusami, stavo pensando a Dark Souls. Dark Souls 3 hanno fatto la stessa minchiata, se non sbaglio. Hai ragione, sì. No, è Resident Evil, sì, l'8. Resident Evil 8, infatti, per me era merda quella roba lì, l'ho detto. Grazie allo Scanvas, sono quasi 2 anni di ficcanza, grazie per tutta la compagnia, grazie mille a lei. Ebbene, eccoci qua. 3 persone che non fanno un cazzo. Ho costruito il Cremlino, bro. Mister Cremlino. E basta. E ammazzatelo sto lupo, no? Te, mi dai soldi poi. Il piccolo e modesto villaggio di Mosca era stato ricostruito come città pronta a espandersi. Ma per proteggere la loro città dalle razzie mongole, avrebbero avuto bisogno di una forza militare. Il rock and roll. Perimetro difensivo. In forza difesa perché i mongoli attacchi, non mi sembra giusto. I moscoviti sapevano che il terrore dalla steppa poteva tornare da un momento all'altro. Terrore dalla steppa suona bello. Costruisci il mercato, l'area continua con l'arco. Sì, adesso produciamo un po' di personaggi. Donda, scusami il ritardo, ma grazie alle sue benedizioni ho trovato uno stage. Ma congratulazioni e grazie mille. Tiro con l'arco? Beyond Good and Evil 2 si approssima alla cancellazione. Vabbè, ma sono stati in silenzio veramente tanto, ma veramente 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 troppo silenzio. È da un po' che si pensa che non avrà futuro, purtroppo. Ah no, qui è il mercato, scusami, fai questo. Essendo già stati colti alla sprovvista dai mongoli, questa è un'altra area di i moscoviti sapevano che avrebbero potuto subire un attacco in qualsiasi momento. Delle forti difese avrebbero aumentato le probabilità di difendere la città. Ripensimi. Simo! Here I am once again. Grazie mille.
построено будет. Рада есть. Il mercato è costruito. Sì, che poi con chi... Ah, no, non commercia con nessuno. Zia Leiest? Altre 30 unità militari. E te pareva che arrivano così i lupi? Cosa è successo? No, è uno stronzo! Ci tiene, eh? Rompi balle. Vabbè, allora F1. No, mi sono lancieri soprattutto. Perché quelli lì sono i mongoli. Oh no, che fate? Raccogliete pietra. Nel dubbio. Слушайте, я построю все. Perché qui non c'è nessuno? Ma sono morti? Dove stanno andando questi? Ah, perché stanno raccattando alberi. Ma andate ad ammazzare animali. Ok. Sono d'accordo con lui. Anche io ho provato il network test, ma per mia scelta, per non avere spoiler, ho deciso di non provare più di pochi minuti. Ho giusto voluto provare a vedere com'era visivamente e come girava. No, io neanche quello. Io anche meno di quello, se possibile. Ma allora? Ok, legno. Perché tu sai che ti gira e basta. Ma beh, vabbè, a parte il fatto che non credo che possa non girare. Anche perché è un gioco cross gen. Si vede che non è che brillasse per qualità grafica del ring. Quindi se ti gira Dark Souls 3, secondo me ti gira anche quello. Magari dico una stronzata, magari pesantissimo. Non mi sembra, devo dirvi, non mi sembra. Molto old gen, ma sì, è normale. A cazzo. È comunque un gioco che deve girare sempre sulla Play 4 FAT e Xbox FAT. Ricordate sempre questa cosa qui, molto importante. E ho capito perché qua rompono i coglioni. Sì, che tra l'altro, scusami, la beta era su Play 5. Non ti serve neanche provarlo. È su Play 5. Non è che lo provi e dici, ah, vediamo se il mio PC funziona. Ma Ale, scusami, se hai voglia di un Souls-like, perché non ti giochi i vecchi? Cioè, Dark Souls 1 e 2. Per carità, magari puoi skippare l'1 e il 2, che fa un po' caccare, ma... Long John Silver, grazie per i 31 mesi. Oh no. Ho chiuso Sifo in terrazza, aspettate un attimo. Есть.
Готов есть. Копейщик есть. Лук готов делать. Есть. Eccomi qua, il mio signore mi ha detto sto uscendo, ma ricordati che ho lasciato la finestra aperta per Sifettore che è fuori e io l'avevo chiusa. Allora, che lui neanche se ne è reso conto, era lì seduto a farsi i cazzi suoi. Mi sbatto in piazza. Non ci sarà Dave. Sì, ma lui neanche si è reso conto che avevo chiuso la finestra, eh. Entra. No. Però preferisco che non stia fuori in balcone. In generale, proprio. Scusa, non ho fatto il fabbro. Sì. Ah, mi manca l'oro. Sì, si è fatto che l'ho disturbato, ovviamente. Chi è questo? L'abitante del villaggio. E lavora. Cazzo, stiamo raggiungendo il limite. Per ora è semplice questa campagna. Manca di giocare molto, ma avendo battuto solo il gioco base di Dark Souls 3 non riesco a cominciare bene il DLC, solo per quella parte in discesa. Sai che non mi ricordo veramente un cazzo. Ma però se avete voglia di Souls-like, cioè, ci sono gli altri Souls, banalmente. Non c'è fretta per Elden Ring. Beh, perché sentendo i tamburi che preannunciavano l'arrivo dei mongoli, i moscoviti si prepararono a un nuovo assalto. Non è vero, non sono pronto per niente. Dov'è la casa? Eccolo qua. Non se riesco a racchiapparli già io qua, così. Eccoli. Mamma mia, eh! Che presa della Bastiglia, da dietro, guarda che gli faccio il gancio. Però non stanno avanzando sti coglioni. Ragazzi, ammazzate questi! Delle volte può fare quello che vuole. Adesso mi è morta della gente qua. Come la mettiamo? Stanno arrivando altri da qui. Allora, Люди служите готовы.
Che ha detto? Una scorciatoia alternativa? Ah, ok, in Dark Souls. Beh, direi che ci siamo, no? Fammi una nuova trattoria. Easy. Veramente easy. Grazie a Power Loy per la sub. Avevano difeso così con successo la loro nuova città dalla razzia mongola. Giusto. Adesso che Mosca poteva difendersi, i suoi sovrani volevano espandere la loro influenza verso nuovi territori. Tipo Cinecittà. Ah beh, sì, è vero Mario, è assolutamente vero. Arcieri a cavallo. Gli arcieri a cavallo erano truppe scelte che galoppavano in battaglia, mirando con l'arco, stando in sella e scoccando freccia dopo freccia. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw back and release. Madonna. Very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. Con la presa a pollice, la freccia viene posizionata sul lato destro dell'arco. Sfilare una freccia dalla faretra e posizionarla sulla corda era efficiente, permettendo agli arcieri a cavallo di scoccare frecce in rapida successione. E lo facevano i russi questo, non i mongoli. The forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Sia Mosca che i mongoli avevano una tradizione di arcieri a cavallo tramandata nei secoli. I loro eserciti erano ben equilibrati con queste truppe leggere e versatili. I loro conflitti erano caratterizzati dallo stile fluido degli arcieri a cavallo. Gli arcieri erano noti per gli attacchi a sorpresa. Buh! Negli eserciti di Mosca potevano essere schierati rapidamente in molti terreni differenti, per poi comparire come dal nulla. Pare veramente di vedere i mongoli. Sapevano destreggiarsi con giavellotti e spade per il combattimento ravvicinato. Che frutto era? Era un mango? Gli attacchi potevano arrivare da ogni lato, quindi gli arcieri a cavallo dovevano saper tirare sia di destra che di sinistra. Ammazza! I colpi sferrati da dietro la testa offrivano un'ulteriore varietà negli angoli di attacco. Scusami. Melone giallo, dici? Inoltre, erano anche esperti nell'ammassarsi sul fronte nemico per decimare i suoi rami. E farsi male. Erano veloci nella ritirata e altrettanto veloci nel riprendere gli attacchi. Bello! Complimenti. Gli arcieri a cavallo erano le truppe d'élite di Mosca. Ma lo sono anche adesso, cioè loro sono soldati russi che si allenano in caso di guerra? Chiedo. Ma è bel lupo. Nel 1303. Sì? Mosca controllava tutto il territorio che comprendeva l'intero corso del fiume Moscova. Aveva ben altre ambizioni. Sì? Mosca continuò a espandere i suoi confini, grazie al benessere e non tramite le guerre.
La sua tattica era quella di acquistare terre in mano a sovrani in bancarotta, procurandosi così intere città e villaggi. No, aspetta che c'è la trama, sto ascoltando, vieni qui. Dato che Mosca era ancora un vassallo del possente impero mongolo, doveva inviare emissari per pagare loro i tributi. E i confini in continua espansione di Mosca significavano sempre più introiti per i mongoli. Ma non tutti furono felici dell'ascesa di Mosca. Seduto. C'è la città, bravo. Questa là. Con l'aumentare dell'influenza e del potere di Mosca, il suo gran principe, Demetrio di Russia, rinforzò le sue vulnerabili difese. Bravo, Demetrio. La sua fortezza di legno, il Cremlino, venne ricostruita. New Cremlino. Questa volta in pietra. Ah, hai capito. Ma nemmeno le mura scoraggiarono i suoi nemici. No. Oh, vieni qui. Nel 1368 la Lituania vide la continua espansione di Mosca come una vera minaccia. C'è l'espansione di Mosca, vieni qui. Il principato di Tver decisero di sfidare il suo dominio. Ma il figlio di Tver? Ma le mura di pietra ressero. Mi è andato via. E il nemico si ritirò. Giusto, ma che bei cappelli che avevano ai tempi. Guarda un lupo, Sif, guarda che c'è un lupo. Non accennò a placarsi. Che bello. Nel 1370 Mosca marciò verso territori appartenenti sia a Tver che alla Lituania, dando così il via a una guerra totale. Total War. Seguirono anni di sanguinosi conflitti, finché il gran principe di Mosca, Demetrio di Russia, non sconfisse entrambi i nemici. Capito, Demetrio. Eppure Mosca era ancora vassallo dell'impero mongolo, al quale doveva i tributi. Mosca doveva pagare il dovuto o affrontare le conseguenze. Il pattuito. Scusi, signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi su a 19. Niente, non riesco a capire che cazzo c'è sta sedia oggi che rompe i coglioni. Ma chi è che usa le casse per giocare ai videogiochi bene, Gabri? Ma soprattutto per streamare. Per sentire un bellissimo rientro. Grazie Andre, buongiorno e buon sabato a tutti, relax. Mica tanto, c'ho mal di schiena e non riesco a sistemare la sedia. Però grazie mille. Vabbè, stiamo così per ora. Le casse. Sif, vieni qui. Sif. Vieni qui. Non funziona proprio. Oh! Ti sento, cosa stai facendo? Vieni qui. Sta camminando, non riesco a capire cosa c'ha. Ecco, si sta grattando. Sì. Incredibile. Sì. Si è appollaiato sul letto. Grazie Berto per i 48 mesi. C'ho un mal di schiena stamattina, mamma mia, oh. Cazzo. Devo essere stato seduto molto male perché stavo sempre poggiato con col gomito in avanti nelle ultime live. E adesso, porca vacca.
Lo so, ragazzi, purtroppo la scogliosi è una brutta bestia. Certo che vi interrogo, assolutamente sì. Sì! Che stronzo quando fa così, lo odio. Quegli allenamenti ti fa più male? No, in realtà no, è che sono stato seduto proprio male nei giorni scorsi in live. Ne sono assolutamente... cioè, me ne rendo conto. Perché ero sempre poggiato così, no? Non so se avete notato. E io lo ammazzo. Oh! Adesso stai qui con me per sempre. Lì, vatti a sedere lì. Lì, lì è il tuo posto. Non sbadigliare, vai lì. È dietro la scrivania. Qui. Non è che guardi dove indico e poi annusi dove ti pare. Ma. Cioè, di tutti i posti dove poteva mettersi, non inquadrato. Ma come fanno quelli che hanno gli animali con la cam per l'animale? No, la cuccia non serve un cazzo. Lo so per esperienza. Ci si siede 6 secondi e poi va via. Ma vai lì, t'ho detto. Qua, te la prendo la cuccia. Vuoi fare il difficile? Guarda, tieni. No, vai. Sentate. Adesso che ti sei seduto vicino alla porta, cosa mi vuoi far capire? Che te ne vuoi andare? Mamma mia, sei proprio un animale di merda. Scemo, scemo, vai. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Non una carica che si merita, però. Andiamo avanti, va là. Col tributo. Frontu, come va? Tutto bene. Su Flight, allora, adesso ti dico. Gli insediamenti rusiani sostenevano una vivace economia che a sua volta permetteva a Mosca di pagare i tributi al Lord Adoro. Ah, sì, mi ricordo. Allora, io Flight non lo sto giocando finché non mi torna la fibra. Attaccata dai mongoli, Demetrio doveva soddisfare le richieste di tributo dell'Orda prima che il Khan perdesse la pazienza. Per due motivi. Uno, gli aggiornamenti giganteschi. Paga i mongoli. Ammazza, subito. Quant'è? 1.500, non ce li ho. Il leader ha l'abilità di riservare... Che fa lui? Il mezzo principale di Mosca per poter pagare le tasse all'Orda era il commercio con le città rusiane vicine. Ma il principe Demetrio doveva tenere al sicuro i suoi mercanti dalle razzie dei banditi che infestavano la campagna. Ok, ho capito.
Allora, mercato già lo abbiamo. Cosa mi serve qui? Cibo, soldi, fama, buco di culo. Tiè, pigna questi. Allora, il commercio di Mosca era forte, ma se Demetrio fosse riuscito a trovare altri partner commerciali, avrebbe rafforzato le sue entrate. Ah, sì, mi ricordo. Ecco qui. E grazie a Muriel per i 2 mesi. Comunque sì, Flight prima di tutto c'ha degli aggiornamenti importanti, ma secondo, Flight Simulator usa tantissimi dati mentre stai giocando. E questo è un problema se sto anche streamando. Grazie a Muriel per i 2 mesi. Bravissimo. E poi dopo con tutte le robe che devono uscire, il peso e tutto. È una bella rottura di cazzo, devo dire. Non avere la fibra, soprattutto dopo che l'ho avuta per tanto tempo. Per carità, come vedete, le live si fanno lo stesso, eh? Non è che siamo disperati. Però, cazzo. Invio l'oro ai mongoli, ma non ne ho abbastanza. Non mi ha dati 100. Non mi ha dati 1500. Mantiene le rotte commerciali con gli insediamenti. Le rotte commerciali lunghe generano più oro ogni viaggio. Sì, e adesso ci lavoriamo. Ce l'ha un esploratore. Le rotte commerciali portavano benessere, ma i passaggi sicuri non erano una certezza con i banditi che vagavano per le strade. Allora, F1, mettimeli qua. Porco cane, qui che c'è? Bestia, ma è new entry quella. Allora, fammi picchieri, cavalieri. Non mi fai più niente, per favore, che non possiamo più far nulla. Vai alla ricerca della pietra azzurra, dai. Ai 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 ai, Alpidur. Qui dietro non posso farci un cazzo. No, dai, mi ha dato fuoco la roba. Testa di merda, oh. Intanto andiamo qua. Ok. Di qua sta diventando un problema. Voleva un gatto. Ho sentito che voleva un gatto quello lì. E niente, mi ha sfondato tutto. Il villaggio di Clean era pronto a commerciare con Mosca. E vai, il villaggio di Clean. Ma con i mercanti sempre più numerosi sulle strade, aumentava anche la minaccia di razzie da parte dei banditi. Okay. Cazzo, qui non ho abbastanza soldatini. Mi servono più soldatini. Dov'è qua appena? Ah, ecco. Ah, cazzo, sì, ce li ho i soldatini. Aspetta, mettili qua. Avevo sbagliato tutto dalla visuale. Ok. No, non è quello che volevo io. Questi? Ma dove cazzo sono? Idem, voini.
Allora, questi qua, fatemi una nuova di queste. Tu vai a commerciare di qua. Mercato per vendere risorse in cambio dell'oro. Sì, una roba alla volta. Sono costretto proprio. Bom. Cazzo, ho un minuto per dargli 1500? Ammazza. Devo fare il capanno di caccia io. Qua per forza. Miseriaccia, Harry. Orald, mamma mia, è un po' generico, non lo so. Cosa intendi? La scadenza del pagamento del tributo si avvicinava e Demetrio doveva velocizzare i suoi sforzi per riscuotere le tasse necessarie. Si fa, tranqui, si fa. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che sembra di cazzi sua, 19. No, si fa, guarda. Fatto. Una volta pagato il tributo all'Orda d'Oro, i moscoviti potevano concentrarsi sull'espansione del territorio, almeno fino al prossimo pagamento. Quale prossimo pagamento? Ma scusami! Questi qua è dove che stanno in giro a cazzeggiare? Grazie a Dio per i, 20, per i 19 mesi! Sì, The Tenants. E abbiamo trovato dei bug fastidiosi che ci hanno bloccato il gioco e poi da lì non l'ho più toccato, devo dire. Fatto che anche di questi ne vorrei. F1 lì e tanti più. Senza cibo adesso. Mutui di una volta. Allora, io devo trovare. Ecco, l'esploratore. Voglio mandarlo fino a qua. Qua che c'è? Mi vede un nemico. Ammazzateli, va là. Fatemi sto favore. Massacrateli di botte. Poi se per cortesia andate anche a massacrare quello che c'era qua. Più Mosca si arricchiva. Gasp! Ciao Gattone! Rinnovo sul treno per Milano, direzione Games Week. Si diverta, si diverta. Ma con attenzione, mi raccomando. Poiché il principe Demetrio cercava di aumentare il potere di Mosca, passò dal commerciare con i suoi vicini ad acquistare direttamente i loro terreni. Possedendo le terre circostanti, Mosca sarebbe diventato il centro dominante del potere rusiano e Demetrio si sarebbe assicurato il titolo di Gran Principe. Az, non benissimo lì, mi serve legna. Non è che devo fare. Oh, la Madonna! Ah, posso comprare i cammelli. Il potere di Mosca crebbe con l'assorbimento delle terre intorno a Columna.
La città ora avrebbe generato oro senza dover tassare i mercanti. Mercanti che stanno commerciando con Colonna torneranno al mercato. Demetrio doveva dimostrare di poter fornire un passaggio sicuro ai mercanti e alle loro merci. Se c'è qui? Troppa gente però. Allora, loro. Che facciamo? Facciamo nuove case, dai. Gli esploratori moscoviti trovarono la città di Suzdal e il commercio poté iniziare. Che il commercio abbia inizio. Ho 5 minuti per pagare 1.500. Beh dai, ne abbiamo abbastanza per ora. Casa. Vedi, mi sto appoggiando così, non mi devo appoggiare così. Buono studio, Lord Jack. Начну трудить. Работа ждет. Построено будет. Чего делать и надобно? Я построю. Чего делать и надобно? Я построю. Готов трудить. Приуготовляйтесь все. Добыть древеса надобно? Построено есть. Кажется. Слушай наказ. Как угодно есть. Радуйся. Ok. Mi serve legno. Continua a servirmi legno. E noi adesso andiamo ad aumentare la produzione di legno. Oh, qui. Distruggi un accampamento di banditi. Cazzo, subito. Gli vado a spaccare la faccia a sti bastardi. Appena ne produco un po', ma soprattutto bicchieri. Grazie, Gabriel. Allora, devo ammazzare questi qui. Guarda quanti me ne stanno facendo fuori. Pezzi di cacca. Ma io, ce li ho gli uomini qua, scusami. E dai! Massacrate tutti qua, per favore. Questi stanno lì. Boh. Non abbiamo più soldi. Cazzo. È un problema. C'è poca varietà di mappa? Sì, c'è la neve. La neve c'è. No, no, di nuovo. Oh no, di nuovo. Vabbè, ma qui è a posto. Che coglioni ste trombe, eh? Dove sono i miei guerrieri che ho messo in fabbricazione? Eccoli qua. Ho 2 minuti e 1.500 da pagare. Sì, ce la dovremmo fare. Non c'è un coso lì? Un tesoro? Sì, c'è il tesoro, ma nessuno riesce a raccogliermelo. Eccolo qua. Perfetto. Mille, buono. Mi attaccano anche da di qua adesso, di nuovo, sono tornati lì. Ok.
Va bene, allora, col mercato adesso vendiamo un po' di roba. È a posto. 1.500, ottimo. Ma porca puttana. Ci devo mettere pattuglie ovunque, come faccio? Che fastidio. Non produco abbastanza cibo, purtroppo. Ah, qua c'hanno degli arcieri. Questi hanno finito il cibo. Dove li mando adesso, sti poveracci? Qua. E qui sono morti tutti. Ah, porca miseriaccia. E qua mi muore quel poverino. Bom. Distruggere campanile dei banditi, uno di sei. Minchia, ma quindi ce ne sono dappertutto. Proviamo a mandarli qui in mezzo. Ammazzatelo il lupo, signore. Ecco qua. Allora, producimi qua, qua, altri cammelli. Boom. Loro due non hanno niente da fare. E ricostruitemi il coso della legna. Io ho fatto mura con torri che coprivano fino al mercato. Non è male come idea, effettivamente. Assolutamente non lo è. Però ho sbagliato tutto. Ecco qua. Il Khan pretese ancora una volta i tributi dalle province rusiane in espansione. Ma questa volta il prezzo per tenere l'orda sotto controllo era più alto che mai. Quanto è? Vabbè, 1.700, mamma mia, sai che roba. Pensavo veramente chissà che. Devo trovare gli stronzi qua. Aspetta, ammazza questi, sei qua. Eccoli qua, trovati. Ottimo. Люди, служите готові. E li mandiamo qui. Non mi devo poggiare. Non c'è l'italiano. Vabbè, non c'è l'italiano per il parlato dei personaggini qui, ma devo dire che non è un problema, insomma. Cos'è questo? Clean? Ok, Clean è mia adesso. I rusiani di Clean riconobbero Demetrio come loro gran principe. I banditi rimasero comunque una minaccia costante. Vedo. Готові будете, латниці? Стрела на тетиве есть. Слушай наказ, Нов. Cazzo, è indistruttibile questo accampamento di banditi di merda. Vida, yes, può
Ma sono tutti qui, sono. Ok. Ok. Polverine, grazie della sub. Trotowski, dov'è questa? È Trotowski? Sì. Compro anche Trotowski, sì. Dai, buono. Demetrio acquistò le terre di Troiskoi e ampliò il potere di Mosca. Quasi. Trotowski, no? E basta con questi banditi. Porca, mi sembrano molto più incazzati adesso di prima. Ma qua ce l'abbiamo fatta ad ammazzarli tutti, sti maledetti. Me la spaccano qua sta roba. Mercante è stato ucciso, e dai. Ma che sono incredibili, eh? Ma veramente arrabbiati questi. Tre minuti. Non la vedo bene. No, questi li lascio qua, va là. Ma questi? Vabbè. E quando iniziano ad attaccare dappertutto, qua è un casino. Due minuti. Non è un problema. Dai. Ok, qui sono morti tutti. Boom. Andate qua. Sette, ce la dovremmo fare. Me l'ha spaccata, son coglione. Dovevo riparare quella anziché vabbè. Ma quindi ho perso questo insediamento? Non lo posso più riavere? Insediamento distrutto. Quindi? Quindi mi inculo. Ho perso. Vabbè. Che inculata. Mettiamoli qua e voglio andare ad esplorare di qua. Il pagamento arriva. Oh cazzo, no che non arriva, non c'ho i soldi, aspetta. Fatto. Guarda te, guarda. Che cazzo di disastro. Cosa c'è qui? Questa bella stellina. Vedi. Qua ho trovato degli stronzi. Fammi una bella fortezzina.
Bene. Il piccolo insediamento di Perslow accolse gli esploratori moscoviti e la prospettiva di commercio che portavano con sé. Perfetto. Che poi mi mancano ancora campamenti di banditi. È incredibile questa roba. C'è ancora 3 di 4 di acquista. Va bene. Eccoli. Io ho finito con 5 di 6. Non ho capito dove fosse l'ultimo. Ammazza. Ci sono 4. Sarà da ste parti uno. Per forza. Non vedo alternative. Beh dai, che sta salvando. Adesso cosa vogliono i mongoli? 1009, ma questi qui sono drogati. Bravi loro che stanno sfondando tutto. Bon. 4 di 6 banditi. Andiamo fin qua a vedere. Facciamo così. Ah, questi si sono proprio bloccati qui. Andiamo qua allora. Sì, stiamo facendo i rusiani. Qua c'è gente. Questi da qualche parte saranno arrivati, cazzo. E anche da di qua arrivano. Questi non stanno trovando un cazzo. E invece sì, di qua. Eccolo qua l'accampamento. Perfetto. Di qua invece non c'è una cippa. Andate su di qua. Forse devi riconquistarlo. Non penso. Mosca assorbì le terre intorno a Suzdal, ampliando il suo potere. Il potere di Mosca sulla regione ora era sicuro. Questi? Ah no, ho vinto. Bastava solo prenderne tutti. Con i principati circostanti, okay, sotto il forte dominio di Demetri. Devo finire mezz'ora fa. Era ora la potenza preminente tra i rusiani. Confermo. Era arrivato il momento di liberarsi del giogo mongolo. Aha! Non mi devo poggiare. Vediamo se c'è qualche news stamattina. Ne dubito fortemente, essendo un sabato, però città stato, vai. Nel 1330 Mosca controllava tutto il territorio che comprendeva l'intero corso del fiume Moscova. Aveva ben altri belli lupi, guarda che belli.
Mosca continuò a espandere i suoi confini. Sì? Grazie al benessere e non tramite le guerre. La sua tattica era quella di acquistare terre in mano a sovrani in bancarotta, procurandosi così intere città e villaggi. Faccio anch'io. Dato che Mosca era ancora un vassallo del possente impero mongolo, doveva inviare emissari per pagare loro i tributi. E i confini in continua espansione di Mosca significavano sempre più introiti per i mongoli. Ma non tutti furono felici dell'ascesa di Mosca. La città ha stato. Mazzette, esattamente quello. Con l'aumentare dell'influenza e del potere di Mosca, il suo gran principe, Demetrio di Russia, rinforzò le sue vulnerabili difese. Che bei capelli che aveva Demetrio, eh? La sua fortezza di legno, il Cremlino, venne ricostruita. Ma l'abbiamo già visto, scusami. Ma che cazzo? Scusatemi. Pensavo che fosse un seguito, ma c'era sto déjà vu. Forti e Cremlini, chiedo scusa. Vi siete resi conto che stavano riguardando? La Mosca medievale, la Moscovia, era protetta da vaste foreste che rallentavano l'avanzata dei nemici in avvicinamento. Bravo, Sam. Questi boschi erano anche una fonte abbondante di legname per costruire forti di legno. I forti all'interno dei centri urbani erano chiamati Cremlini. Il Cremlino originale di Mosca, del XII secolo, era stato costruito interamente in legno, così come tutti gli altri edifici. Ma quindi il Cremlino non è un l'edificio che c'è a Mosca e basta. Forti, viene realizzato un modello in scala. Vedi. Un mini Cremlino? Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Impilate assieme sia in verticale che una accanto all'altra, queste celle creavano delle mura molto resistenti. Resistevano molto meglio agli attacchi delle potenti armi d'assedio rispetto alle semplici palizzate verticali. Sì, ho capito. Bene non gli fa comunque una di quelle. E la costruzione a scatola dei forti moscoviti aveva anche numerosi altri vantaggi. La merda. Earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity which could better absorb the impact of projectiles okay, from trebuchets. Chico. And the other advantage of these box structures. Riempite casa vostra di terra. Now the first step in that process is taking off the bark. Ciò impedisce che gli insetti xilofagi si nascondano sotto la corteccia e permette al legno di asciugarsi, evitando che marcisca. By taking off the bark, this wood could then last for years. Il legname preparato poteva essere immagazzinato e poi assemblato in celle quando e dove necessario. E alcune celle, sia nelle mura che nelle torri, non venivano riempite di terra, ma lasciate vuote, per poter essere usate dai difensori. Com'è giusto. Dal XIII secolo alcune torri vennero realizzate in pietra e mattoni, come questa del castello di Chersk, costruito nel 1388. Che torre alta! When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage di seconda scelta. Easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Le torri in pietra hanno abbondato con la malta, aggiungo, rispetto a quelle in legno. Ciò permetteva ai difensori di Mosca di individuare prima potenziali invasori, tenendo a distanza i loro nemici. Bello. Andiamo avanti. Sotto il regno del grande principe Demetrio, Mosca si era arricchita e si era alleata con vecchi avversari. Insieme, gli alleati rusiani erano pronti a sfidare il dominio dei mongoli e smettere di pagare loro i tributi. Hai capito? Sulle sponde del fiume Don, Demetrio avrebbe rischiato la vita per diventare il primo leader rusiano a sconfiggere l'orda in battaglia.
Ostia. Quanti ne devo farmare di personaggi combattieri adesso? Difficile ora. Resta il problema chiamato fuoco. Beh, vabbè. Non credo sia così easy dar fuoco a un... come Gabriel. No, grazie. Ma che cosa... cos'è quel sito? Non comprare da lì. Che cos'è sto virus? Ciao, Absel. Cioè, comunque, il legno per prendere deve essere un po' secco. Giunti a Kulikovo, Demetrio e il suo esercito vorrei vederti si dar sarebbero fuoco incontrati a un con le forze alleate, provenienti da tutti i principati leali a Mosca. Insieme avrebbero sfidato più di un secolo di dominio mongolo. Dai, eh! Lui che potere c'ha? Il potere dell'amore. Demetrio avrebbe reclutato soldati dai villaggi vicini. Avrebbe anche raggiunto a cavallo i suoi alleati, che attendevano i loro ordini di battaglia. No? Ah no, bisogna portare proprio Demetrio. Vabbè, vamos a bailar allora. No, si pronuncia Anco. Bom. Qua. Mi piace che è nato lì e sono diventati tutti amici. Ma tutti, tutti amici, eh. Una roba istantanea. I villaggi fornirono quanti più soldati possibili, rafforzando la posizione di Demetrio contro l'Onda. No. Non ce la faccio, non poggiarmi così. A parte il fatto che ho la sedia che mi spinge in avanti la parte alta della schiena. Che in realtà non è che la sedia mi spinge in avanti, che io ho la schiena arcata così, dovrei tenerla così. Mannaggia. Stato sempre soggetto a intemperie non sarà sempre asciutto, infatti, a meno che non ci usi una sostanza combustibile. No, ma appunto. Le Molotov le avevano inventate, sì. Caccia animali per guadagnare tagli in oro. Che senso? Cioè, se che posso ucciderli proprio io? Così? Ah, per bacco. Chi lo sapeva? Sboro, ho sentito che l'ha detto. Demetrio consegnò gli ordini di battaglia ai suoi alleati. Si sarebbero posizionati presso i guadi del fiume Smolka e si sarebbero preparati per l'arrivo del nemico. Con un esercito leale al suo fianco, Demetrio iniziò la marcia verso nord per incontrare il nemico in battaglia. Il nemico in battaglia. Vamos al d'amico, esploratore. Qua sono tutti agricoltori, no? Boh. Esgar, perdonami, 18 mesi, stai diventando seria la cosa. Buona live, grazie mille, perdonami. Non so cosa ha detto. Però li devo dividere in tre anche io? No, al centro del guado, del fiume Smolka. Al centro, quindi vuol dire che devo andare al centro. Giusto? Qua. O dovevo dividerli? Qua mi è scritto al centro. Centro è questo.
Grazie Alan, 41 sono importanti, buon sabato, altrettanto, grazie mille. Era meglio dividerli? Devo difendere tutti e tre i lati. Ho capito, ma allora mi spiega male il gioco come al solito. Demetrio avrebbe supervisionato la battaglia con la sua guarnigione di combattenti personali per andare in supporto di ogni guado, a rischio di essere sopraffatto. Ma che cosa serve uccidere? Mentre i tamburi dei mongoli risuonavano nella nebbia, Demetrio e i suoi uomini si preparavano per l'arrivo dell'orda. Ondata 1, mamma mia. Papè! È uno di 10 importante, eh? Muoversi! E la Madò ha detto, l'ho sentito! Vabbè. Però siamo abbastanza tranquilli. Questo qui che galoppa, non trova nessuno. Ma io veramente non sto trovando nessuno. I civili della provincia, anche se non sapevano combattere, promisero di costruire delle difese. Bravi. Così da aiutare Demetrio nel caso avesse dovuto indietreggiare dai guadi settentrionali. Che bravi questi provinciali. I rusiani, forti della loro prima piccola vittoria, restarono piccola, fermi presso il fiume Smolka. Pari dire, che la Saba The Sage, grazie mille, grazie anche a Giles Forever per i 41 mesi. L'apis è bello bello, ma è veramente bello bello. Gli abitanti del villaggio alleati di Demetrio avevano terminato di costruire una linea di difesa verso cui Demetrio avrebbe potuto ripiegare nel caso avesse perduto il controllo dei guadi. La sta tirando fortissimo la signorina, io lo dico, però vabbè. Коня седлом есть, паревник готов. Направляюсь, куда велено есть. Non so se adesso ci sarà. Oh, la Madonna! La nascita degli zar. Non la vedo bene qui da destra. No, hanno perso. Alla faccia dell'indietreggiare. Ce la fanno? Al pelo. Ok. E questa era la 2. Rinnovate che sta per partire Live Train. Vi ricordo che l'obiettivo è solo un placeholder, giusto per farvi ingolosire. Poi il video comunque uscirà. Ed è partito Live Train. Come è partito Live Train? Perché a caso? Nessuno si è rinnovato. Ah, Kyuko i baffi. Grazie mille. Lui, eccolo lì. Beh, se va la gente che sei là. Beh, hanno esaurito le frecce. Mattina la task force a mandare sempre in aiuto. Sì, mi servirebbe di più però. Thank you.
non bene. Guarda, di qua ci siamo. Di qua ci siamo. Di qua non tanto. Non... Ah sì, c'è un altro villaggio? Quanto ci metto ad arrivare? Eccoli qua. Vabbè, ce l'hanno fatta. Volevo curarli, ma niente. Demetrio e i suoi alleati rusiani tennero i guadi ed eliminarono l'avanguardia mongola. Mentre il nemico si riorganizzava dopo la schermaglia iniziale, il principe ordinò ai rusiani di ripiegare verso le difese sulla collina dietro di loro. Ok. Quindi torniamo indietro. Ah, ma arrivano mentre anche i rinforzi. Delle province rusiane vicine inviarono ulteriori rinforzi a Demetrio. Tranqui allora, tranqui. L'automod c'è da un bel po', cippo. Poi che scazzi è un'altra questione, ma c'è da un po'. Compagnie, sensi! Aspettate un attimo, mi stanno già ondando? Orca che! Ma di qua sono di più, restiamo qua. Perché se la metà possiamo mandarle di qui. A posto. Mentre si sta radunando un distaccamento di cavalleria. Nord, Demetrio aveva ordinato a un distaccamento di cavalleria di preparare un'imboscata. Un'imboscata. Gli giunse voce che i suoi rinforzi stavano arrivando. Perciò attendeva solo il momento giusto per chiamarli in battaglia. Se hai la cavalleria di attaccare quando serve. E cosa faccio? Gli mando un messaggino? Un sms? Un www? Cavalleria nascosta. O devo mandare Demetrio? Orco can. Non posso selezionarli, quindi. Che troiata. Cavalleria nascosta. Quindi. Ah no! C'è il tasto, c'era il tasto, l'ho visto adesso. Non è ancora pronta, però. Siamo a 15 di 40. I due grandi eserciti si scontrarono nella nebbia, ma gli uomini di Demetrio restarono fermi. Il terrore dell'Orda era ormai alle porte. Gli abitanti rusiani si affrettarono a costruire ulteriori difese, questa volta sulle sponde del fiume Don. Indietreggiamo? Nuova ondata.
Stanno tutti bene? Dovrei curare un po' lui. Ma tanto non c'ho cure, quindi no, lascialo lì. Ok, 21 di 40. Oh no, ci sono le macchine da guerra! Di 40, buono. Ah, non ti curo, Ku, non ti curo. Ha detto rigatoni per tutti, io ho sentito. Ondata 7, merda. Perché devo curare questi. Che cazzo sta arrivando qua? .32 di 40 la cavalleria. Non benissimo. Non benissimo. Gabriel, l'ho letto anch'io prima. Devo finirlo. Oggi dopo magari mi metto. No, mi stanno sfondando. Molto bene. Dai, qua siamo messi un po' meglio. Non bene, un po' meglio. 35 di 40. 36 di 40. Vabbè, sti cazzi li chiamo. Nella disperazione Demetrio chiamò la cavalleria, anche se non era nel pieno delle sue forze. No. Non lo era, no. Fortunatamente non erano occupati. Insomma. Data 7 questa, tra l'altro, Ok. A diminuire quando i rusiani si abbatterono sui loro che i miei siano proprio tantissimi. Alla ricerca di una posizione ancora più forte, Demetrio ordinò alle sue forze di ripiegare verso il fiume Don, dove i suoi alleati avevano costruito delle nuove difese. Va bene. Mentre i rusiani indietreggiavano, un nuovo distaccamento di rinforzi si unì al combattimento. Время действовать. Выступайте доблестно, воины. Sì. Vediamo se è tradimento. Ah, stanno tutti bene, tutti bene, tutti bene, tutti a casa, tutto a posto, sì, tutto bene, tutto.
Che poi non so chi sta curando chi, perché non ce li ho degli... Non devo stare appoggiato così. Non ce li ho degli healer. Ah no, il monaco guerriero abbiamo. Guarda te, guarda. Ah, molto bene hai. Grandissime le frecce qua, che gli rompono comunque il cazzo. Ma se io gli vado già alla brutto dio mentre sono contro le frecce, questo inaspettato attacco sorprendente, così, per poi tornare indietro come un vigliacco. Stronzata? Ma ammazza, che dolore quelle frecce. Fitte ritirate come i mongoli, esatto, contro di loro. Non è andata benissimo. E si arrangiano, sono quattro stronzi, dai. Me li hanno decimati, ma buono. Con le spalle al fiume Don, i rusiani 69. Mantennero la posizione in un ultimo disperato tentativo di resistere al feroce nemico. Non la vedo bene. Scusami, no, state un po' più indietro. Fanculo. Vanno avanti loro ogni tanto. Ma non sto chiamando a vuoto, Sifettone. Io voglio che venga su e basta. È sempre lì da solo. E anche io. Scusami, No, ce la siamo fatta. Ce la siamo fatta. Che è a vuoto? Lo voglio accarezzare. Sif! La disperata battaglia era gli sgoccioli. I rusiani non avrebbero ceduto. Avrebbero accettato solo la vittoria o la morte. Giusto, giusto, bravi. Bravi rusiani. Oh, dai. Secondo me abbiamo retto bene. Pensavo peggio. Come lo faccio mai giocare? Lo faccio giocare sempre, non in live. Mi rimetto a giocare io. Eh no, quel ragazzo dell'IT, perché non sta qui. Sono il capo branco, devi venire che se lo chiamo vuoto. Tra l'altro ieri sono inciampato per riacchiappare il guinzaglio sul cemento. Ho dato quasi un pugno per terra. Mi sono graffiato, ma un male, cacchio. Non è grave, però mi fa tanto male. Ai 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 ai. Mm.
Non l'ho gestita bene la cura, l'ho usata troppo presto. Quanto bene le altre risponono, io non li avevo fatti morire. Vorrei vedere. Sì, non che adesso stiano proprio la grandissima, però vabbè, l'ultima orda dovremmo farcela. Spero. Cazzo, non sono convinto, mi stanno proprio asfaltando. Proviamo ad andare full cazzate qua. Boom. Prendiamo proprio uno alla volta di sti maledetti. Adesso allontaniamoci. Cazzo mene. Venite voi, venite. Così vanno contro gli arcieri. Vanno contro il coso. E io devo ammazzare questo. Fanculo. Faccio pipì mentre dice la trama. Per la prima volta in oltre 100 anni di assoggettamento, l'esercito dei Rusiani sconfisse i Mongoli in battaglia. Per 3 giorni e 3 notti il principe Demetrio seppellì i caduti nei campi di Kulikovo. Verrà ricordato con l'appellativo Donskoi, il trionfatore del fiume Don. Dovete chiamare anche me Donskoi, allora. Il difensore del fiume Don. Spade e sciabole. Cosa ha tagliato lì? Che cos'era? Questa è una mela. Ma quello di prima cos'era? Un cono? Il potere della mosca di pongo? Medievale era alimentato da armi forti e uno spirito combattivo inviolabile. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest was the European way. Cos'era comune? Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad double-edged blade, a simple cross guard, and this heavy pommel counterbalances the blade. Erano così ben equilibrate che queste potenti spade medievali potevano essere brandite con grande velocità e fluidità. Ma ho detto che del 1400, noi siamo arrivati al 1300. Improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring two hands to wield, became more and more common on the battlefield. Erano sono meglio delle katane perché le spaccano a metà le katane. Con tecniche marziali sofisticate. Però le katane sono più veloci e tagliano di più. It does have incredible and terrifying power. Ci fu anche un'altra influenza su Mosca. Mosca commerciava con l'est, ma io una volta avevo la spada di 300. E fu proprio dall'est che Mosca adottò la sciabola, con la sua caratteristica lama curva. La curva presente sulla lama della sciabola produce un taglio naturale più profondo con meno sforzo. Queste spade incredibilmente leggere erano prima di tutto delle armi per i soldati a cavallo. As a single strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. Ma non mi pare. Solo per tagliare. Non mi pare. Sto tagliando degli ramoscelli male. You can still deliver an effective thrust. Ecco, fammi vedere qualcosa di meglio.
Ah, infilzando, ok. Nonostante il diffondersi della cavalleria veloce, le vecchie tradizioni moscovite resistevano, forgiando una cultura militare. La katana è praticamente un glass cannon, se colpisce per prima vince. E l'est. E però se gli fai il parry. Infatti no, quello che si vede in Sekiro non credo sia proprio. Che bella maschera. La mattina dell'8 settembre 1380, presso Kulikovo, l'esercito dei rusiani comandato da Demme, tante buone cose questa mattinata di pioggia. Qui no, però grazie. Fu una delle battaglie chiave del Medioevo e divenne un evento fondamentale che avrebbe trasformato Mosca nella futura capitale della Russia. Per la prima volta, i principati rivali avevano unito le forze con Mosca per sconfiggere un nemico comune. Attenzione, ecco perché Mosca, cioè perché la Russia è così grossa adesso. Ora molti principati della Russia cominciarono a considerarsi una sola entità. I futuri leader di Mosca avrebbero attinto alla memoria di questa battaglia. Ah sì? Per rivendicare la loro posizione suprema in Russia. Cioè, quindi Putin ogni discorso la ciccia fuori sta battaglia qua. Il gran principe di Mosca, Demetrio di Russia, aveva condotto i principati della Russia alla vittoria contro i mongoli, rafforzando così il suo dominio. Ma per la leadership mongola, la sconfitta presso la battaglia di Kulikovo fu disastrosa. Kulikovo. Il condottiero della loro Orda d'Oro venne detronizzato da un discendente di Gengis Khan. Il suo nome era Toktamish. No, Toktamish. Anche loro con le spade a banana. Toktamish non avrebbe permesso alla Rus traditrice, comandata da Mosca, di farla franca con la ribellione. Due anni dopo la loro sconfitta a Kulikovo, l'Orda d'Oro di Toktamish si mise in viaggio per attaccare Mosca. È tutta proprio. Cazzo sì. La città non aveva subito l'ira dei mongoli per più di un secolo. Ma tutto questo stava per cambiare. C'è sempre una buona una prima volta. L'infallibilità della katana rispetto ad altre spade, sia per uso che per fabbricazione, è solo dovuta a leggende. Ah, nel senso che le leggende dicono che sia infallibile. No, no, è, allora, la katana, a parte il fatto che non la usavano neanche... cioè, se potevano, non la utilizzavano. Chi ce l'aveva? È proprio l'ultima risorsa. Tutto marketing! Non lo so, Zed. Parla spesso, c'è da fuori Putin. Mi ricordo quella volta lì. Perché la katana taglia tantissimo... E perché appunto in Giappone avevano poco metallo, quindi cosa facevano? Prendevano lo stesso metallo, piegavano più volte per renderlo il più resistente possibile, il più affilata possibile, ed erano straordinarie le katane per quel motivo lì. Ma se arrivava uno con lo spadone a due mani fatto con tanto ferro, e cazzo, la spezzava a metà, faceva, gli faceva il parry dise, poi gli sparava E veniva spaccata. Quindi immagina se con tutto il ferro invece che avevano gli europei usavano le tecniche dei giapponesi, veniva una roba incredibile. La katana è l'arma più forte del gioco, ma non la più rara. Ogni cultura porta acqua al suo mulino, soprattutto per intimidire gli avversari. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Si chiama lama Damasco, ma è la stessa cosa. Cioè, la lama damascata è la stessa. Tutto lo stesso identico processo? La katana è pesante e più corta di una spada europea. No. Meno pesante la katana, scusami. Anche quella non hanno solo. Sono più piccole le katane. O di più, scusami.
Mettere il metallo più duro sul filo, più morbido all'interno. Gli spadoni miscelavano. Poi già nel Medioevo la lavorazione era la stessa anche in Europa. Ok. Certo, sedere, assolutamente. Vabbè, comunque. Per proteggere i cancelli di Mosca, Demetrio e il suo esercito di alleati rusiani corsero verso il cuore fortificato della città. Quello che si vede in Sekiro, quello che si vede in l'altro, come si chiama? Le possenti mura di pietra di Mosca sarebbero state messe duramente alla prova. Come si chiama? Gioco giapponese che mi è piaciuto anche tanto. Ma la capitale sarebbe riuscita a resistere alla legione furiosa del Lord Adoro? Nio, no, Ghost of Tsushima. Io non l'ho giocato. La fortezza di Nino. I moscoviti avevano già affrontato diversi attacchi mongoli alla loro città e sapevano che l'orda sarebbe stata molto numerosa. Vabbè, iniziò così la corsa alla fortificazione di Mosca. La corsa all'oro. Pipipipipi. No, c'entra niente. Allora, fammi un po' di robe. Poi F1. Fammi arcieri, cavalieri, guerrieri e basta. Sì. Ma va bene mettere anche i contadini qua dentro? Ok. Va bene. Allora, signore. Cibo. Questa missione presenta una missione diplomatica riservata. All'inizio del suo regno, Demetrio aveva acquistato delle terre attorno a Mosca. Ah, richiedo aiuto. Gli accampamenti dei vassalli pagavano a Demetrio delle tasse in oro, ma potevano fornire anche rinforzi. Ma non ho mercati? Se Demetrio avesse scelto di richiedere rinforzi, avrebbe perso gli introiti di quell'accampamento. Ah, ho capito. Va bene, e vedremo di non chiedere rinforzi dall'accampamento, che vi devo dire. No, me la segna come inattiva lei, che coglioni. Ma allora scusami, falla veramente scendere. Facciamo così, così, e ci metto non il lanciere, ma ci metto gli arcieri, dai. Eh no, che rottura di cazzo, se no. Non mi devo poggiare. Ivo Power, grazie per i 9 mesi. Andrà a finire che mi dovrò rimettere il busto come da bambino. Tra l'altro mi hanno fatto sbagliato e mi ha peggiorato la situazione. Pensate che bello che è stato. Ah. Per favore, fatemi altre robe. L'età dei castelli. Ah, allora aspetta che ci pompiamo un attimino altro. Ci sono, mettiamoli qua. Chi è? Mentre Demetrio preparava in fretta le difese della città, gli abitanti dei villaggi vicini si riversarono a Mosca, alla disperata ricerca di un rifugio dall'imminente arrivo dell'esercito mongolo. Ok. Mazza quanta gente che arriva. Ho capito, ma tutta sta gente... Che devo farne? Non posso controllarla io questi. O diventano blu appena entrano. Come funziona questa cosa qui? Ah, sì, mi ricordo. Ok. Costruisci una scuderia. Ma ne sono semplicemente arrivati. Vabbè. Ok. I rifugiati degli insediamenti che circondavano Mosca erano tutti arrivati in città. Ma mi serve la pietra, certo che mi serve la pietra, giustamente. Avrebbero aspettato la fine dell'assalto mongolo,
protetti dalle mura di pietra di Mosca. Adesso vediamo, protetti dalle mura di pietra di Mosca. Attualmente non ce n'è, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Non allargatevi con le richieste. La pubblicità del Coca-Cola è orrenda. No, davvero, non l'ho vista. Io ho visto ieri per la prima volta quella della Nivea in coso, in quella lingua lì. Capanno da caccia, non può produrre esploratori. Aumenta la generazione dell'oro e genera cervi. Fico. Funge al monastero, può produrre monaci guerrieri, metà del loro costo e tecnologia. Ok, bella domanda questa, qual è? Questo fa oro però. Ma sì, dai, mettiamo l'abbazia. Così ci abbiamo gli healer. Forse è meglio metterli qua. A parte gli arcieri che mettiamo direttamente sulle mura. E ci fanno qua dei cavalli. Mettili qua i cavalli. Ups. Ma c'è un cavallo qua sopra? Ma che cazzo? Portoghese, esatto. Non c'entra niente, ma mi è tornato in mente che sto guardando la serie di Disney Plus sulle attrazioni di Disneyland. Non quello che vi ho consigliato l'anno scorso. Sentendo il rimbombo fragoroso dei tamburi di guerra che parlava di come è stata costruita Disneyland, non Imagineering. È proprio una serie che parla attrazione per attrazione. Ed è fighissimo. Ma va là, ma che ti pare? Disney Plus ne vale effettivamente la pena? Allora, sono tutti film che credo chiunque abbia già visto. Sono film Disney. Film Marvel uguale. Adesso hanno aggiunto l'IMAX per i film Marvel. Bello, per carità, però è tutta roba già vista e sempre in streaming comunque. Quindi la qualità non è il super top della vita. È difficile. Hanno tante serie molto fighe. Molto fighe. Però anche lì sta veramente a gusto. A gusto, no, mi sono dei lancieri. Dove vanno sti coglioni? Oh no. Costruisci lì una fortezza. È un'idea di merda, sì, è vero. Disperso solo per l'accesso ai personaggi Marvel e The Mandalorian. Sì, anche lì non è che le serie siano state così impeccabili. Signora, mi può riparare la muretta? Grazie. Ci sono tutti morti, perfetto. Un mese per vedere due robe che facevano e basta. No, allora, devo dire che cioè, ha molte robe che effettivamente mi stanno piacendo. Capisco uno che mi dice non me ne frega. Le torce dei mongoli distrussero facilmente le palizzate di legno di Mosca. Certo, sono di legno. L'unico ostacolo fra Demetrio e la sconfitta erano le vecchie mura di pietra. Dove cazzo è finito Demetrio? Oh, dai. Annulliamo questa roba qua. Gli dà un po' di pietra magari. Слушайте все. Слушаюсь. Древесно исправляй.
c'è Rocky Horror su Disney Plus, ma non solo. Ieri, era ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, hanno fatto lì la giornata Disney e non sono andati a presentare Willow, la serie di Willow. Ma pensa a te, la serie di Willow, che facevano anche le gag perché nessuno conosce Willow. Per forza, cioè, veramente devi essere vecchio per conoscere Willow. Bellissimo. Sgattò di patate, ha detto la signora. Sto giocando a normale. Mettiamoli qua intanto questi, poi vediamo. Magari due cavalli. Ammazza questi. Ok, però va bene così. F1. No, producimi questi. Questi. Questi, questi. E questi. Bom. E questo? Tra l'altro Willow c'è su Disney Plus? O fanno direttamente la serie che è un seguito? E dicono, boh, vabbè, facciamo la serie. Ma perché qua? Perché sono pirla. Signora, mi ripara la muretta cortesemente. So che lo chiedo sempre a lei, ma ecco qua. Che è successo lì in fondo? Quanto trombano. Non stiamo producendo abbastanza carne comunque. Che succede qui? Ah. Signora, lei mi deve riparare le murette. Neanche io ricordavo che Willow l'avesse diretto Ron Howard, ma pensavo George Lucas. Ma l'ha solo prodotto George Lucas o che? Anche perché immagino che il motivo per cui Disney lo fa è perché ha comprato la Lucasfilm. C'è Willow, ok. No, signora, ma che scomodità raccattare robe qui. Vada qua piuttosto. È Lucasfilm, era. Però diretto da Ron Howard, pensa a te. Ma molto prima che Ron Howard si facesse un nome, o no? Una nuova minaccia giunse ai cancelli di Mosca. I mongoli misero in campo le loro armi d'assedio più potenti.
tipo? Le bici? Дайте мне раб, слушайте все. Начинаю строить сейчас. Отнесите наказ, оставлю. Что накажете? Наказ слушайте надобно. Я finito la pietra. Non ho costruito queste perché sono scemo. Non mi devo poggiare. E prima ancora Gabriel faceva degli happy days. No! Il rumoroso dei tamburi di guerra mongoli si avvicinava. I rusiani sapevano che Lorda non avrebbe ceduto. No, mi spaccano il castello, mi spaccano. Castello nuovo nuovo, dai! Aspetta, vengo qua. Grandissimi. Signora, non so che cazzo farle fare, non, veramente, non ho idea. Da me la manco sta roba. Merda. Oh oh, non ho in produzione più un cazzo. Sono dimenticato di produrre truppe. Non bene. So che sono essenziali. È finito il leader. Oh, scemo! Entrate dentro, vediamo. Oh no, non sono entrati tutti. Yeah. Che succede qui? Oh oh. Buonissimo, ma buono. Decoroso? Mi servirebbe un nuovo affare qua. Devo dire che stiamo comunque resistendo abbastanza, eh. Meglio di quanto mi aspettassi.
No, poverino, lui da solo. Limite popolazione raggiunto. Ammazzate l'ammazzabile. Questi? Dove sono andati questi qui che cercano? No, non è possibile, non mi stanno trovando nulla. Mamma mia, va a fuoco tutto qua, signore! Ma riparate anziché morire di fuoco, no? Calabrese ha detto. Lui è calabrese. Segna Gabriel. Cosa c'è qua? Che posto è? Oh mamma. No, mi tirano giù questa. Niente. Vabbè, ho resistito finché ho potuto. Grazie Gurzo per i 35 mesi. Tutti gli arcieri che erano qua? Ok. Mi serve altra pietra, non la sto trovando. Ammazzate questo, che vi devo dire. Il capanno questo. Я построюсь. Готовы есть, потрудитесь. Исправ. Как mettiti di qua a riparare, per favore, mettiti da sto lato che così sei un po' protetto, no? Dovete spaccare quello però. Bisogna spiegargli tutto. Orco calma, aspetta, è questo? Oh oh. Ah, per niente. Forse di qua andate. Ah. Cazzi nel culo qua, duri anche. Ma arrivano nuovi cavalieri. No, no, non arriva niente, non c'è niente in coda. Perché non ho cibo. Merda. Ok. Ma perché non stanno attaccando questo? Bom. Ok, ce la stiamo facendo. Tranqui. Трудитесь, надо. Трудитесь.
Niente, questi sono proprio persi. Questi pure. Cazzo, invece c'è ancora questa guarnigione qui che non fa niente. Dovrei aver finito. I moscoviti difesero coraggiosamente la loro capitale dinanzi a un travolgente attacco mongolo. Easy. Ma ora era arrivato un esercito ancora più grande alle porte di Mosca. Non avendo più tempo, Demetrio ordinò al suo esercito di trattenere i mongoli abbastanza a lungo da far fuggire i cittadini di Mosca. Come? Cazzo. Ce l'ho fatta. No. Oh. Perché non ammazzano quello? Oh cazzo. Allora, mettetevi tutti qua. Bestia. Che situazione? Oh no. Mercato. Allora, vorrei comprare della pietra. Boh. Dove sono finiti i cittadini? Ah, i cittadini vanno via proprio tutti? Come faccio? Stiamo vincendo, Male, ma stiamo vincendo. Cazzo. È una fuga disperata, giustamente. Demetrio e i suoi mantennero la città, dando il tempo di fuggire ad alcuni cittadini di Mosca. Ma nonostante la loro solida difesa, i rusiani non poterono più resistere. E la capitale venne travolta dall'orda. Toktamish Khan saccheggiò la città, portando via le sue ricchezze e massacrando tutti i moscoviti rimasti. Il principe Demetrio dovette fuggire, abbandonando la sua casa. L'indipendenza rusiana avrebbe dovuto attendere. E anche questa è fatta. Animal, non lo so quando lo rifaremo, Animal. Ci stavo pensando anche stamattina, però boh. Magari domani, tra le file tutta relax. Di Mosca e dell'Orda d'Oro c'erano delle creature dall'aspetto bizzarro. Addirittura. Grazie Joker. Teschi e sinistri. Buongiornissimo a tutti, finalmente sono nato e fortunatamente non sono più biondo con la faccia da... Un immenso abbraccio virtuale, grazie mille. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Loro sono grandi fan del 5 novembre, no? Using the art of embossing,
to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. La goffratura. Per realizzare queste maschere servivano artigiani molto esperti. Andrzej Maziar è un mastro artigiano polacco dei nostri giorni. Immaginavo. Il procedimento inizia con un foglio liscio e spesso di ferro battuto. Mamma mia, che cacamento beccarti quelle fiamme addosso. Il martello stira e sagoma la piastra, creando le prime fattezze di un volto. È una roba che mi piacerebbe un sacco fare, ma non sarei mai in grado di fare dei danni e uccidere qualcuno mentre lo fa. Andrzej marca un punto centrale e un contorno del naso. Questa è l'unica guida che utilizza. Ah. Il resto è tutto fatto a occhio. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. Beh, certo. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? Che è anche la cosa più intelligente, no? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual. Ah, dici che la gente si cacava perché lui c'aveva la faccia da pirla? C'è un limite alla stiratura del metallo, perciò viene tagliato un incavo per. Ha un naso, attenti! Così era? Liberato dalla costrizione della piastra, il naso prende la sua forma caratteristica. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. C'è bisogno di tutta la roba sopra? Anche le orecchie con le orecchini. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. Con ogni colpo di martello, il volto assume sempre fashion Moscow umane. La fornace infonde alla maschera la furia del guerriero. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating. Ah, vedi, puoi anche che comodità, guarda. When not in use. Mi immagino quando il cordino per qualche motivo cede e ti taglia via la faccia. Con una tale maschera, un uomo poteva proiettare la sua potenza o nascondere la propria paura. No, no, io nei GDR me ne sbatto. Vado sempre sulla roba più potente. Bello. Nel secolo successivo all'attacco vendicativo dei mongoli su Mosca, il figlio e il nipote di Demetrio Donskoi si aggrapparono al trono rusiano. Tra vecchie rivalità e fragili alleanze, il pronipote di Demetrio, Ivan III, iniziò a consolidare il controllo di Mosca su tutta la Russia. Ma una repubblica indipendente non intendeva. Nel caso mi chiedeste perché sono in pantaloni corti. Il ricco centro commerciale di Novgorod. Andiamo a fare la spesa, ragazzi! Cazzo, ma siamo già alla fine della Mosca? No, non sono in mutande. Rimaniamo ai giorni nostri dove per le maschere c'è Spalmen. E Gurzo, anche tu c'hai la tua età. No, no, siamo a fine live, per l'amor di Dio. Però le altre campagne mi sono durate un sacco di giorni. Questa... quasi sembra che se sforo la finisco. Poi magari qua ci sono 5.000 battaglie. Anche a me sembra familiare il Novgorod. Nel gelido inverno del 1478, Ivan III arrivò alle porte della florida repubblica di Novgorod, l'ultima una campagna precedente rusiana rimasta. Con l'esercito di forze rusiane alleate, Ivan non si sarebbe fermato finché Novgorod non fosse appartenuto alla Moscovia. Giusto. Prima di tutto doveva conquistare le città periferiche di Kuklino e Solsi, difese da combattenti della resistenza. Come cazzo facciamo? Siamo in sei? Vabbè, proviamoci. Infatti. Questi sono per forza occupati a fare sta cazzata. Non posso andare qui e basta? Eh?
Ah, Gorod significa città, si trova spesso nei nomi russi, ecco perché, grazie. Ora è tutto mio. Ivan travolse la resistenza a Kukin e ora avrebbe potuto usare il villaggio per rinforzare il suo esercito. Pensi mi vecchio, non state preoccupare. Gatto di patate, lei mi vuole proprio. Oh, adesso mi va. Un bel gatto di patate. Novgorod, provincia di Venezia. Ascolta un attimo. No, ripara questo, il capanno. Perché abbatte questo albero qui? Ma perché dovrei farlo? L'ho già fatto, ce l'abbiamo già. Ma non è questo, non è il capanno da caccia. Abbiamo già fatto, che vuole? No, ripara quello, ma perché? Ma c'è quello, c'è, riparerà quello. Oh, gioco di merda, lasciami lavorare. Ma porca troia, ma perché? Fastidiosi. Ma ci avrò il diritto di giocare come mi pare a me? Che poi tra l'altro stavo già facendo. Guarda te, guarda. Niente, con sto capanno da caccia. Ce l'ho il capanno da caccia, l'ho fatto. Niente, ne vuole un altro. Ne vuole un altro. Vuole un altro capanno, per forza. Per forza deve essere diverso da questo. A questo lo cancelliamo, va bene? A posto, te l'ho fatto il capanno da caccia. Affanculo adesso. Sono super infastidito. Affanculo il capanno da caccia. Sì, signora Gatto, fammi questo, va. Capanno da caccia. Pure. Sapevo mica qua, subito appena uno si gira. Ah, signora, mi faccia una... Cazzo, me fa. Fa niente. No, questa. La tiro su legna. E lui, e lui pure. Dov'è qua che si... Ok. Sbirorisa. Ecco cosa voglio dire. Un'altra casetta. Mi agito, sì che mi agito. Ce ne sono 25 e mezzo comunque. Non sa leggere. Boh. Sì, 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 no. Mi servono nuove aree di costruzione, altri cazzi, altri mazzi, però facciamo così. Mi serviria anche un posto per fare i preti. Ecco qua, me lo fate, grazie. Non so cosa ha detto, non riesco a capire la lingua. No hablo l'idioma. Anche se la preteria mi serve prima qua, che voglio conquistare il luogo sacro. Non devo cosa, non devo cosa. Cosa c'è? Fammi un bel prete. Non posso fare... 200 oro il prete. Mazza. Costosi sti preti, eh.
Oh, chiaramente sì, tutto. Aspetta, che so anche a me. Buona. Pam pam. Prossima volta sto a casa, dice. Vedi? Brava. Servirebbe una nuova cavalleria. Allora, io non ho il prete, ma se mando il monaco guerriero, può comunque conquistarlo il luogo sacro? Scopriamolo. Sì. Ok. Bel fabbro. Dai, che la produzione sta andando benino. Luogo sacro c'è. Il cash lo stiamo facendo. Un paio di cavalli in più e attacchiamo all'arrembaggio. Bene. Veniamo. Stura case? Proviamo ad andare ad attaccare. Se moriamo, amen, dai. Mi servono altre case qui. Sì, io costruirò ancora. La cavalleria sembra andare giù. Quando 100, ci vuole una cotta cibo. Bene. Divertitevi. Signora, l'ultima casa. Ok. Questi si sono rotti i coglioni. Ammazziamo sto cervo qua. Signora, io non so dove dirle di andare, sono sincero. Capanno da caccia. Ecco qua. È diventata mia? Anse Solsti? È mia quindi. Boom. Le forze di Ivan conquistarono la seconda città e pianificarono di assicurare a Mosca il controllo di Novgorod. Per conquistare la ricca capitale, l'esercito di Ivan avrebbe dovuto sconfiggere la milizia popolare di Novgorod. Come si fa a riparare sta situazione? Scusami. Cioè, rimane così? I civili si erano armati per difendere le loro terre contro l'invasione moscovita, ma erano poco addestrati e male equipaggiati per affrontare una battaglia campale. Se Ivan fosse riuscito a sostenere il suo esercito di professionisti, la milizia del popolo di Novgorod non avrebbe rappresentato una grossa minaccia.
E va bene, andiamo con calma a fare tutto. Cazzo, qui c'è dell'oro! Mentre Ivan preparava il suo esercito per la battaglia imminente, venne attaccato dalla base della milizia del popolo a nord-est. Ma dove sono i miei? Ah, stanno facendo il giro del cazzo, stanno facendo. Ah, vabbè. Tanto qua adesso ci pensa loro. Ok. Servirebbe anche la pietra, c'è pure la pietra qui. Molto bene, Q. Molto bene. Sono felice per te. Allora, chi è? Ah, sempre questo. Sì, sì, la vedo la pietra attaccata a loro. Che stavo puntando un po' sul cibo prima. Luogo sacro. C'è ancora il monaco guerriero? Che fa sto stronzo? Ma uccidetelo, no? C'ha dei dubbi. Oh, cosa ho finito il monaco? Sparito. E mi segna solo il luogo sacro, adesso il monaco è svanito nel nulla. Ah no, ma questo qui serve proprio a spawnare i monaci guerrieri. Non posso raccattare questo oggetto qui? Ah sì, ecco qua. Ah, pisolati ragazzi. Oh no, il monaco guerriero è nei guai. Non c'è un altro. Dove è il mio esercito? Dove cazzo stanno andando? Io non ho capito. Ho proprio capito cos'è successo. Oh, vabbè. Двигайся!
Ah, qua c'è un altro di quei cose lì. Per me, finalmente siamo arrivati. Cazzo, stavamo aspettando una vita. Eravamo lì in coda. Scusami, perché questo non lo posso fare? Ah, perché serve l'età imperiale. Ho capito. E per l'età imperiale cosa mi serve? Tanto cibo, presumo. $1,600 di cibo. Siamo un po' nella merda con la pappa. Ragazzi, spaccate prima questo, va là. Questo qui. Se ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo. Ok, divertitevi. Ciao ragazzi. Allora, soldato. E dove è finito il prete? Ma è ancora lì che cammina, sto scemo. Vediamo un po'. Cibo. So long and thanks for all the fish. Ce l'ho il fabbro? Mi pareva di averlo fatto il fabbro. Non l'ho fatto? Eccolo qua. I depositi d'oro naturali di Novgorod si erano esauriti, ma le forze di Ivan potevano guadagnare oro allestendo capanni di caccia nei boschi circostanti. Ok. Perfetto. Come salve il mio leader? Mi sono girato un attimo, è morto. Date una mano al deficiente lì, per favore, grazie. Non l'ho cancellato Q. È spostato vicino alla parte vocale. Adesso il canale vocale è vicino al canale delle chat. Così chi vuole chiacchierare con chi è dentro il canale delle chiacchiere può scrivere direttamente lì. Esperta di Discord. Non sa queste cose. Fortezza. C'è intelligenza in tutto ciò. Eh beh, l'ho fatto io. Ma è quello il discorso Q. Hai scritto prima di pensare. Non è una giustificazione, l'ho visto alle 5 del mattino. Sono passate ore dalle 5 del mattino. Precisamente 7. È così da ieri, confermo. Pensavo di farvi cosa gradita, voi che scrivete, poi ci sono i muti. I muti che parlano. Chiede che era con me in quel momento, abbiamo passato tutti la stessa cosa. A parte il fatto che chi è su Discord alle 5 del mattino sta sbagliando. Non è nel posto giusto. Però vabbè. Perdonatemi, vi voglio bene, ma andate a dormire. Vedi che devo mandare un po' di gente a fare casino qua, perché non si riesce altrimenti.
No, me lo ammazzano il leader adesso. Forse no. Invece sì. Poi. No, tu no. Inizia una nuova età. La vecchiaia. Mi servirebbe altro oro, ma si trova solo ammazzando animali, no? E per chi soffre di insonnia cronica, si deve far curare. Scusami, che cosa è successo qua? Normale, ragazzi, c'è una patologia. Cercate aiuto. So cosa vuol dire. Ciao Esprit. Mi sono perso. Absel, pensi lei è talmente intelligente che la supporto da 4 anni? Non lo dica a nessuno, ma io sono... Non so come prenderla proprio questa cosa, ma accetto. Accetto in silenzio. Qualcuno salvi, sto deficiente, grazie. State a distanza. Dove va sto pirla? Ammazza, 14 persone non indaffarate. E questi? Oh cazzo. Però sto andando a fondo, quindi puntiamo a quello. O puntiamo a questo, non lo so. Cyber Raiden, buongiorno signor gatto, si passa per rinnovare e si recupera live più tardi, grazie mille, buon recupero. Questi hanno finito le caprette da ammazzare, ho capito che palle però, Sono respawnate qui? Il cazzo è respawnato qui, ti ammazza questo. Magazzini per la decima. Buono. No, stiamo fermi un attimo. Manca un FTM nella chat di chiacchiere. Se qualcuno fosse in chiacchiere aggiuntive dovrebbe scrivere nella stessa chat di quelli di chiacchiere base. No, l'ho spostato, sono due. Ma non l'ho appena detto. Ce n'è una in alto in generale e una sotto, che può chiacchierare con la gente che parla a voce. Oppure vuoi un'altra chat per le per la seconda per il secondo vocale? Non c'è così tanta gente per ora da sentirne il bisogno. Poi dite voi. Sì, ho capito, ci sono due chiacchiere. Ok.
lentezza sto coso. E vai. Infatti, perché si potrebbe anche costruire l'università. Che fanno questi? Quanto ci vuole a buttare giù sta base? Vabbè. Non so più cosa far fare alla gente. Disperazione proprio. Ma l'ha data finita comunque qua. Continuo a finire il cibo. Cos'è sto giro di trombe adesso? Ah, a posto. Abbiamo vinto? Sta salvando. Ok. Se ti fai altri campi non ti dà cibo. Ma ne abbiamo nonostante di cibo, fosse in inferiorità numerica, l'esercito moscovita ebbe la meglio sulla vasta milizia del popolo. Ora l'esercito di Ivan avrebbe marciato verso il centro del potere della Repubblica, la capitale di Novgorod. No, dammi tanti cavalli, ecco, grazie. Metto a fare altri campi io a sto punto qua e mi sono rotto le palle. E che ammazzare le caprette mi dà anche soldi oltre ai campi, no? Sbagliato. Hanno già finito le pecore, eccole lì. La schiena, grazie, grazie. Allora, vai. Buon pranzo, Jules. Ciao Gabriel, buona live per stasera. Cosa ci fai stasera? O ti riposi? Salta, va bene, bravo, riposati Gabriel stasera. Qui,
Мама, це мабуть буде жінка. Буде для мене приказ. Внімліте, ожидайте накази. Sorti coglioni. E questi? Questo di marciare fin qua? Ah, perché c'è questo... Ma vaffanculo, va. Riposati, Gabrielone. Va bene, Q, divertiti anche per me. Alleato sotto attacco. Madonna, sai che roba. Ah, come al solito, prima spaccate la muretta e poi andate a divertirvi. Boh, ciao. L'esercito moscovita distrusse le mura esterne ed entrò in città. Nel cuore della capitale si ergeva il simbolo risplendente dell'indipendenza di Novgorod, la campana della Vecchia. Ivan la fece abbattere. Ma dai, ma che cattiveria! La campana della Vecchia, dai! No, la campana della Vecchia, no! Terribile questo Ivan. Andiamo! Mica devastanti! Buono! Sono meglio delle baliste questi qui che lanciano le molotov. Porca troia. Abbattiamo la campana della fece, dai. La grande campana della Vecchi di Novgorod suonò per l'ultima volta, rintoccando la fine dell'indipendenza della Repubblica. Tiè, Suka! Vi abbiamo conquistati! Mentre le fiamme della collera di Mosca bruciavano la città ammantata di neve, gli ultimi resti della Grande Repubblica cadevano in rovina. L'idea di Ivan III di radunare tutto il potere di Mosca era stata quasi completata. Quasi completata. Suka, campana della fece. Va bene, Just the Klaus. Boom! Io mi fermo. È stata una bellissima avventura. Veramente una bellissima, bellissima, bellissima avventura. Andremo avanti domani mattina, mi sa.
Vi rido Jay stamattina, dai. Così che si, come si scrive. Ok. E diciamo, acchiappa di turno, non gli va bene, perché? Ah, perché underscore è dopo. Scusa. E diciamo, acchiappali tutti. Noi ci vediamo domani mattina alle 9. Buon proseguimento, buon weekend, buon riposo, buon tutto. A domani. Ciao bellissimi!